Dopo 4 mesi il Ministero della Giustizia mi risponde che a mia disposizione, cioè la settimana scorsa, una Subaru Outback di 10 anni con 120.000 km. Non è questo il problema, i chilometri sono pochi, 120.000 km non sono assai per una macchina 3.200 di cilindrata. Il problema era che quella macchina a febbraio si era rotta sul raccordo anulare mentre io ero là sopra, si era spaccata in moto. Quindi ho detto, siccome io faccio 5.000 km al mese, perché giro molto con la macchina per lavoro, e ho detto questa macchina dopo una settimana, due, sei inutile, che non me l'ho presa. Ho fatto una lettera di ringraziamento al Ministero, molto garbata, dicendo che non mi serve, che continuavo ad utilizzare quella macchina, perché io, grazie al capo della polizia, due Jeep uguali a quelle che ha alle 4 che sono ferme nel parcheggio Polo del DAP da immatricolare, perché io qualche informatore ce l'ho pure io, no? E allora mi si risponde che causa coronavirus, voglio sapere quando finisce questo coronavirus, perché nel mio ufficio è dal 12 maggio che lavora il 100% degli impiegati, dal 12 maggio. Perché lavora il 12 maggio? Perché l'INAIL le dice che ci vogliono le mascherine, i guanti, la possibilità di lavarsi le mani e la reazione. Io oltre questo mi sono fatto dare gratuitamente, i vigili del fuoco mi hanno sanificato l'ufficio, la Croce Rossa militare mi misura la febbre ogni mattina, e cos'altro abbiamo fatto? E la regione ci ha fatti i tamponi. Quindi è più sicuro stare alla procura di Catanzaro che non andare a fare la spesa al mercato. Io ho detto, statevi qua dentro che non vi infettate, se andate a passeggio vi infettate. È la stessa cosa di quando io ho fatto quella battutaccia, che poi sono stato criticato aspramente, quando c'era il boom del coronavirus, gli ho detto, guardate, è più sicuro stare a Milano Opera o a San Vittore che non a Piazza Duomo a Milano, quando c'erano le scarcerazioni, vi ricordate? E se apriti cielo. E ho detto, a me sembrava dire no vietà, comunque, punti di vista. Quindi, per quanto riguarda questa macchina, quindi mi è stato risposto, questo è il coronavirus. Va bene. Dopodiché io, 2 giorni fa, racconto questa storia al ministro Bonafede, nel pomeriggio mi chiama il direttore del DOG, la dottoressa, per incanto, dice, settimana prossima inizieranno le immatricolazioni, la prima macchina che sarà immatricolata sarà assegnata a te. Grazie. Beh, quando è pronto venga a prenderla e restituiamo una al capo della polizia. Per quanto riguarda le piante organiche, è un discorso, intanto è una cosa seria e vi chiedo di interessarvi anche di questo problema che da 2 anni non si riesce a risolvere, nelle sezioni di polizia giudiziaria, che tra il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Interni, dove, vi ripeto, il peggio di noi sta solo Napoli Nord, dove mancano 38 ufficiali di polizia giudiziaria. A noi ce ne mancano 18 a Catanzaro, che per noi sono assai, visto che la carenza di personale che c'è negli uffici, visto che non si fanno concorsi. Perché quel concorso di assistenti, ce ne sono altri 400-500 da spalmare, inizieranno adesso nuovamente a distribuirli. Però il problema delle piante organiche, sapete, è molto serio, perché per fare la pianta organica degli uffici giudiziari in Italia è la cosa più difficile del mondo, perché la ministra Severino ha fatto la prima riforma della geografia giudiziaria, vi ricordate quando ha chiuso tribunali? Poi Orlando ha fatto un altro ritocco, però ora bisognerebbe avere più coraggio a chiudere uffici non necessari, perché anche se il ministro Bonafede oggi ha annunciato che aumenterà la pianta organica di 600 unità, questo non basta, perché non basta che tu aumenti di 600 unità, devi tagliare, devi togliere dove non c'è bisogno o dove c'è bisogno di meno. Facciamo esempi pratici.
In Sicilia ci sono 4 corti d'appello, in Lombardia ce ne sono 2 corti d'appello. Vi sembra normale? Eppure la popolazione è doppia in Lombardia rispetto alla... In Sicilia ci sono 5 milioni di abitanti, in Lombardia ci sono di più. E non c'è meno mafia in Lombardia rispetto alla Sicilia, sia chiaro. Allora, vi sembra normale che a 65 chilometri da Palermo c'è la Procura Generale di Caltanissetta, la Corte d'Appello di Caltanissetta? Non è normale. A 65 chilometri da Palermo non ci può essere un'altra Corte d'Appello. E quindi, ma se il Ministro domani dicesse chiudiamo la Corte d'Appello di Caltanissetta, cioè quindi solo la Corte d'Appello... E quindi la Procura Generale, non il Tribunale di Caltanissetta o la Procura di Caltanissetta, d'accordo? Il giorno dopo, sui giornali a caratteri cubitali, direbbero Bonafede favorisce la Cosa Nostra. Perché purtroppo i limiti della politica sono questi, la paura di essere attaccati sul piano mediatico, anche quando si fanno cose giuste e cose ovvie. E questo è il limite del coraggio. E questo è il coraggio. Ma possiamo anche parlare della Calabria, dato che io sono calabrese. Vi sembra normale che a 30 chilometri da Cosenza ci sia Paola, la procura di Paola? Ed è stata chiusa Rossano, che per arrivare a Castrovillari era un viaggio? E allora, in Abruzzo, ogni 25 chilometri in Abruzzo c'è un tribunale, non è normale, con la scusa del terremoto. Ma che c'entra il terremoto con i palazzi di giustizia? Cioè noi non dobbiamo considerare la giustizia un indotto, perché altrimenti la spesa pubblica non si abbasserà mai. Noi dobbiamo fare sinergia, noi dobbiamo mettere le persone, gli uffici dove c'è veramente bisogno, senza il particolarismo che poi chiama il senatore X, Y, Z e protesta. Ci vuole coraggio per fare queste cose e buonsenso e nemmeno stare là con i numeri freddi. Quando io chiedo cancellieri o segretari, dici ma tu hai una scopertura del 21%, l'altro ce l'ha 33%, ma che mi dici? Tu devi vedere cosa sto facendo io in questo momento, di cosa ho bisogno. Perché se tu mi aumenti la pianta organica dei magistrati, che non mi servono, e proporzionalmente quindi mi deve anche aumentare gli impiegati, quindi io ho gli impiegati giusti che mi consentono di lavorare, e in più ho 5 magistrati che hanno 50 fascicoli a testa e che alle 12:15 se ne vanno a casa e pomeriggio non tornano. Questo accade in certi uffici giudiziari d'Italia e poi in altri che stiamo fino alle 9:10 di sera in ufficio. Allora questo è il coraggio delle scelte. Questo è il coraggio. E quindi un interessamento anche della parte della Commissione è importante. Certo che io, per me è stato importante essere qui, per me è stato importante che voi mi avete convocato. Sarà stato un caso, ma in 48 ore avete visto che si è sbloccata una situazione che era ferma da un anno e mezzo. Quindi per me è importante, ha avuto un ruolo fondamentale. Sul piano nazionale può essere una cosa da niente risolvere questo problema dell'aula bunker, ma non è una cosa da niente, vedete che è una cosa importante. Perché come diceva l'onorevole Necci, la mafia vive di messaggi e questo è un messaggio serio e forte. In 48 ore riuscire a ribaltare tutto quello che da un anno e mezzo era fermo, nella sostanza, a parole no, ma nella sostanza era fermo. Ora in 48 ore noi sappiamo che la protezione civile farà un alobunker, una tendostruttura, però poi è importante che la Commissione Antimafia sia sul pezzo per costruire un alobunker statica, sistematica per il distretto di Catanzaro, che sono 3/4 di Calabria, sono 7 tribunali rispetto all'altro distretto che è Reggio Calabria con 3 tribunali. Quindi andare a mettere becco e andare a discutere sulla geografia giudiziaria è importante, anche sul numero dei magistrati che ci sono negli uffici, dove ci sono uffici dove ci sono più pubblici ministeri di quanti servirebbero. E quindi perché non andare a togliere? Vogliamo fare nomi? Procura di Palermo. In base ai numeri, alle statistiche, c'è il 33% di magistrati in più. Voi non l'avete mai sentita questa frase? Perché nessuno la dice.
Perché dire questo si può essere accusati di favorire la mafia, ma io non ho di questi problemi. La mia caratteristica è di dire quello che penso, e se non posso dire è perché non lo posso dimostrare, non perché ho paura o sono codardo a non dire quello che penso. Perché ho un alto senso dello Stato e soprattutto degli sprechi, che mi danno fastidio. Gli sprechi, mi danno molto fastidio gli sprechi. E mi pare che ho risposto a tutto. Se c'è qualcosa che ho dimenticato, ditemelo, che ho un'età e non è che mi ricordo tutto. Presidente, avevo chiesto se vi fossero stati altri problemi nella scelta oppure... Altri problemi? Sì, nella scelta magari dell'Aula Bunger quando ha fatto dei sopralluoghi, eccetera. Okay. No, questo no, questo no. Grazie. Io sa cosa penso? Io penso che è stata sottovalutata la cosa, è stata vista come una cosa ordinaria e quindi non c'è stato l'impegno che ci doveva essere da parte dello staff del ministro. Questo penso. Grazie procuratore, do la parola alla deputata Baldino.